Da pochi giorni abbiamo salutato il 2020, che tra gli effetti collaterali positivi ha avuto anche il recupero del nostro tempo libero. Il 2020 è infatti anche l'anno del boom dello streaming. In mezzo ai DPCM e annunci di zone rosse, ci sono le ore passate in casa a consumare prodotti, facendo di alcune serie TV del 2020 quelle del lockdown, con Netflix incoronata piattaforma regina del nostro passatempo. Un anno iniziato col romanticismo di Normal People e finito con il 1830 di Bridgerton, in cui un duca spiega a una debuttante vestita in pero la masturbazione. Arrivata in coda al 2020, la prima serie TV di Shonda Rhimes per Netflix è stata come ricevere da uno sconosciuto un panettone artigianale per tutte le donne e non solo. Tratta dalla saga omonima scritta da Julia Quinn, questa favola ambientata nell'Inghilterra, con riferimenti a Jane Austen, a Cenerentola, a Piccole Donne e a Gossip Girl, unisce il fascino del dramma in costume alla scioltezza moderna. E ovviamente si parla anche di sesso, o quantomeno pelle nuda, soprattutto maschile. In testa agli ascolti è diventata non a caso lo svago rosa di questi giorni di lockdown natalizio. A spopolare sulle piattaforme digitali anche il film amatissimo dai bambini Me contro te, la vendetta del signor S, nato dal duo formato da Luigi Calagna e Sofia Scalia, che hanno così messo a frutto l'esperienza maturata in 5 anni di YouTube. Me contro te è infatti il canale gestito dai due youtuber, video stravaganti tutorial, esperimenti domestici e canzoni. Il tracciato YouTube della coppia conta oltre 5 milioni di iscritti e dal 2014 ha registrato oltre 3 miliardi e 250 milioni di visualizzazioni, mentre su Instagram i followers superano il 1,5 milioni. La coppia siciliana è riuscita ad avere un grandissimo successo nell'intrattenimento per bambini, riuscendo a produrre contenuti su qualsiasi piattaforma, dallo streaming musicale al cinema, passando per i libri e i fumetti. Al centro del film le avventure per lui e Sophie, ancora una volta contro il malefico signor S. Quest'ultimo sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo, ma in Me contro te cercheranno comunque sempre di impedirglielo. Ma non è finita qui, tra scherzi, colpi di scena e un pizzico di suspense, il divertimento dei più piccoli è assicurato anche con la nuova produzione Me contro te, il mistero della scuola incantata. Bloccato come molte produzioni cinematografiche in seguito alla pandemia, è in uscita, si spera, per l'estate. Non ci resta quindi che aspettare.